Rossano, mercoledì 12 agosto, il torrente Citrea rompe l'argine. Il giorno dopo. Di quello che ho subito non ho più niente, solo la mia figura c'è rimasta e gli occhi per piangere, che manco quelle ci sono rimaste, questo vi posso dire. Che è venuto l'onorevole, il deputato, il sindaco, ma manco una bottiglietta d'acqua per bere. Manco una bottiglia d'acqua per bere. E che vi devo dire? Avete tolto tutto da casa? No, solo questo. Tutto, tutto, tutto infangato. Ve la volete vedere? Venite che ve la faccio vedere. È proprio stato dove c'è stato l'impatto che si è rotto l'argine. L'argine è rotto, è questo qua? Sì. Allora, quando è uscita fuori l'acqua, col fango e le pietre, il primo impatto è stato là. Quella è la nostra casa. E chissà qua, sì. Venite a vedere. Verso che ora è successo tutto, signor? L'orario io non lo so, non me lo ricordo mai. Presto? Penso forse la mattina, verso le 8:30, le 9, più o meno. Ecco, quindi è di qua che si è rotto l'argine. Allora ha buttato tutto, vedete? Questi erano garaggi dove si chiudevano le macchine. Cioè, questi sono dei sotterranei? Sotterranei che si ci chiudevano le macchine. E qua sono le case, le abitazioni. Venite a vedere. Dentro le case dovete venire a vedere. Non che mi vanno a vedere, ministro onorevole, mi vanno a vedere le strade. I danni delle case della povera gente. Ecco qua. Vedete? L'acqua, vedete il muro? Quelle che hanno fatto provvisorio. Boom. Guardate. Venite a vedere. Davvero una situazione raccapricciante quella che stiamo vedendo, una situazione davvero raccapricciante. Questa è la mia casa. Era. Una casa totalmente devastata. Ci sono stata, ci ho cresciuto 4 figli da sola che sono vedovo da tanti anni. Questo mi è rimasto, venite a vedere cosa mi è. Questo. Che cosa devo prendere? Questi sono amici che mi hanno aiutato a togliere un pochettino di fango. Questo c'è rimasto. Venite a vedere di qua. Davvero non si capisce più nulla, davvero una situazione. Non ci sono parole per poter descrivere questa situazione. Questa era la stanza da letto. Gli armadi manco si aprono, non si aprono tanto che sono pieni di fango. Ah, vai Gioia, vai a filmare e fatelo vedere, che televisione siete, vedete? Non c'è una cosa che si è salvata. Ma non si è salvata la televisione, che era sopra un mobile, perché il mobile poi si è accasciato e quindi l'abbiamo messo qua, vedete? Guardate, l'ho tolto perché poi dice che passa l'eco rosso e si viene a prendere tutta la spazzatura. Queste manco si aprono, vedete? Vedete voi? Questo è. Guardate di qua, è saltato pure l'inferriato. Vedete? Perfino l'inferriato è saltato, guardate. Una situazione davvero bruttissima, signora. Possiamo ben capire la vostra disperazione. Non soltanto nei miei panni, nei panni di tutti. Mettetevi nei nostri panni. Io quando vedevo queste disgrazie, tipo quelle di Genova, l'alluvione di Firenze, povera gente, se ero vicino le davo una mano. Però io, mo che ci sono io in queste condizioni, non ho visto nessuno. Se non li chiamavo io, le mie amiche, i miei amici, ragazze. Nessuno della Protezione Civile è venuto? Nessuno. Ho chiamato pure l'avvocato. Ci stanno venendo, ma almeno a darci l'acqua. Perché con una pompa si riesce a buttare via il fango, ma manco l'acqua, né per bere e né per pulire. Cioè pulire nel senso di togliere via il fango, non più di questo. Cosa si ricorda? Cosa è successo? Cosa mi ricordo? Un muro di cave. Un muro di qua, ho visto la cosa brutta. Brutta, proprio da grande. E se morimmo.
Il fiume in pratica se ne è venuto in mezzo alle strade. In mezzo alle strade, sì, sì, è venuto in mezzo alle strade però. Vedevate macchine galleggiare, tutto partito il amico, mio figlio, Antonio, tutto partito. Ma subito, un minuto ci ho messo, un minuto. Questo è. In pochissimo tempo quello è stato fatto. Sì, è un casino, l'ho visto per la miseria, proprio una cosa incredibile. Era alzato quasi sotto il balcone, era alzato. Poi lì era otturata, no? Come ha sboccato, si è baciata. Il 13 agosto, il giorno dopo, siamo nel cuore del quartiere di Lido Sant'Angelo a Rossano Scalo, colpito dalla tremenda e devastante straripante azione del fiume del torrente Citrea. Come possiamo vedere attorno ci sono rovine dappertutto, ci sono detriti dappertutto, le case, soprattutto le case ai primi piani, al piano terra, sono state completamente distrutte, invase dall'acqua. Ci avviciniamo presso un signore per chiedere un pochino. Salve, possiamo chiedere un pochino quello che vi è accaduto? Potete entrare, potete vedere, come non c'è rimasto niente, basta. Adesso, che ora è successo? Ieri verso le 8 più o meno. Oh. Sono avuto acqua fino a collo, sia qua, sia in casa, altre parti, non lo so. Come vedete, potete entrare, potete vedere. Non c'è rimasto nulla da salvare. Accomodatevi, vedete. Questo, prendete, guardate, tutto, non c'è niente. No, siamo dei volontari, veniamo dalla provincia di Crotone, ma... Benissimo, quindi gli angeli del fango, come si suol dire. Che situazione avete trovato stamattina? È un disastro, è peggio di quello che si vede in televisione, molto peggio. Lei abita qui? No, sono qui in vacanza perché sto da mio suocero per fare un po' di mare alla bambina. È, a dir poco, apocalittica è stata. Poi abbiamo capito che... Cosa vedevate dai vostri balconi, dalle vostre finestre? Cosa vedevate? Vedevamo soltanto che man mano il livello dell'acqua aumentava. È stato brutto. Macchine che venivano trascinate dall'acqua? La mia macchina è stata incastonata tra le scale... è un muretto con le altre auto che poi diciamo la ammaccavano. Mai visto qualcosa del genere? Mai vissuto qualcosa? Assolutamente no, nemmeno nel terremoto 80 a Napoli, la paura che abbiamo avuto. Lei è un volontario? Sì, vengo da Ciron Marina con un mio mezzo meccanico, domani porterò altri. C'è bisogno a Rossano, perché una cittadina bella come Rossano messa in ginocchio da questa bomba d'acqua, ma non dimentichiamo anche Corigliano. E il cuore ti porta a fare delle determinate cose, quindi è una vita che faccio volontariato. Sono contento di dare una mano qua a Rossano, molto volentieri. Domani, dopodomani sarò qui vicino a loro. Quanti volontari siete in tutto? Ci sono tantissimi da tutte le parti, Ciron Marina, Longobucco, Crucoli, da tutte le parti, sì. Anche da Reggio Calabria ne sono? Sì, da Reggio Calabria ne ho conosciuto altri, sì. Secondo lei quanto tempo ci vorrà per... Se tutto va bene, togliendo proprio il grosso, milioni di metri cubi di fango, di sabbia, di detriti, circa un 20 giorni. Ma non portarla proprio alla normalità, Rossano, togliendo il grosso. È una tragedia, è una cosa bruttissima. Sono vicino al popolo di Rossano. C'è bisogno di tanta solidarietà in questo momento, e tanta forza fisica e anche morale.
agli anni che ho io non l'ho mai vista una cosa del genere, solo in televisione. E non siamo rimasti traumatizzati. Questa è la mia casa, vedi? Abbiamo un sacco di fango dentro, ci siamo date da fare con degli amici sia di Napoli che sono stati molto caricatevoli e parenti. Io ho una pescheria incontrata a Crosetto, al che mi sono vista arrivare dell'acqua, ho dovuto chiudere la serranda, il furgone mi galleggiava e invece qui mia mamma si sono trovata questa massa di acqua all'improvviso e sono dovuta andare al secondo piano dove ci sono stati degli amici sempre ad aiutarli. Vedete, che si può dire in questi casi? C'è paura, tutta carica, mia sorella che è andata in ospedale dallo spavento, si sente male, mia mamma pure che è malata di cuore. I danni non si contano? I danni non si contano, abbiamo tutto distrutto e non so se ci aiutano perché... Vabbè, stamattina è venuto il ministro, comunque si è reso conto di persona, è venuto in questa zona. Io non l'ho visto. Sì, magari non l'ha visto. Il ministro dell'ambiente? Non l'ho visto. Magari in quel momento non ha visto, ha fatto un giro nella zona. È probabile perché ci siamo dentro e stiamo cercando di non dare neanche fastidio a chi ha più bisogno, ce la stiamo vedendo tutti noi. Cioè non. No, boh, è una cosa indescrivibile, no? Non so cosa. Abbiamo perso mezzi, abbiamo perso. Ma più che altro la casa, perché alla fine è solo questa ci abbiamo, non è che abbiamo altro da. Ci hanno ospitato amici questi, che si può dire in questi casi. Come avete passato la notte scorsa, come passerete la prossima? Al momento non abbiamo luce, solo un po' di acqua che siamo riusciti noi a raccimolarla un pochettino, anzi stanno venendo pure dei vicini a chiedercela. Gli aiuti non ne abbiamo avuto, è vero, di fatto. Sono venuti due militari, hanno solo fatto qua, in casa ce l'abbiamo dovuta sbrigare tutto noi. Avremmo voluto che ci aiutassero in casa, perché noi alla fine sono questi i nostri averi. Sì, siamo vivi, siamo contenti, però alla fine poi la realtà quotidiana è questa. Cioè, bisogna affrontarla. Come si deve descrivere una cosa del genere? Non... Io ho 50 anni di età e non ho mai visto una cosa del genere. Comunque, le forze dell'ordine, l'esercito, stiamo cercando di risollevarci e portare alla normalità una situazione veramente disastrosa per Rossano. Pazienza. Tutto il primo piano, il piano terra, tutto infangato? Tutto il primo piano, tutto il cortile è pieno di fango, detriti, che purtroppo non ci consentono l'accesso. Lo stiamo liberando con la speranza di poter ripulire con calma, piano piano. Sono venuta in vacanze e sono all'ultimo balcone qua, al primo piano, e in un attimo... Ecco, quei momenti, che stava facendo? Cosa è successo? Io mi sono svegliata alle 7:20 di mattina, mi sono messa sul balcone, stavo fumando una sigaretta ed era tutto tranquillo. Pioveva, stava piovendo? No, non pioveva, però si sentiva quel coso là. Il torrente? Il torrente che proprio era minaccioso. E poi sono andata un momento dentro che volevo fare una telefonata e mentre sono andata dentro all'improvviso ho sentito delle grida e già l'acqua era alzata e le macchine una sopra l'altra e ho chiamato subito mia figlia che stavano dormendo i bambini e mio genero che avevamo le macchine sopra, ma già al momento già l'acqua era alta fino a... In pochissimi secondi. E ci siamo trovati che siamo andati al secondo piano perché avevamo paura, perché l'acqua stava in mezzo alle scale e siamo rimasti tutta la giornata poi senza acqua, senza corrente e poi la sera sono venuti i vigili e ci hanno preso con una ruspa e ci hanno portato qua e ci hanno portato al centro accoglienza. Noi siamo stati benissimo, ci hanno servito tutto. Ma hanno detto che potevamo venire, mio genero ha detto, ma qua io c'ho preso, mi hanno dato pure la roba, ma non posso entrare in casa perché non si può passare nemmeno. Angelo Bilotto è un esercente turistico di un locale qui in Viale Sant'Angelo. Che cosa è successo ieri mattina? Come hai vissuto quei momenti?
Guarda, ieri mattina, niente, io la prima mattina intorno alle 6 così ho sentito un boato, mi sono svegliato, mi sono affacciato, c'era non so quanta acqua buttasse dal cielo, insomma, una cosa impressionante proprio. Però poi mi hanno chiamato intorno alle 9 così, mi dicono guarda che al mare è successo un putiferio, cioè, invece non mi hanno voluto spiegare bene la cosa perché già il disastro era fatto, no? Poi io so che sopra qui si è rotto l'argine del torrente Citrea. Ho visto pure l'acqua scendere in un modo... Da questa strada era un fiume. Un fiume in piena proprio, un fiume in piena perché l'argine è qui a 200 metri. Tu qui al locale avevi molti tavolini fuori, che fine hanno fatto? C'erano tutti i tavolini fuori, li abbiamo trovati, qualcuno l'abbiamo trovato al mare. Le sedie non le abbiamo trovate più, ma qualche tavolino che è più massiccio l'abbiamo ritrovato. Quello che posso notare è che ci sono stati un sacco di ragazzi volontari che si stanno dando da fare ad aiutare un po' tutti, con grande impegno, grande dedizione e voglia di far bene, insomma. Franco è uno di questi. Franco è uno di questi, non è più un ragazzo, ma insomma. Io sono un giovane dentro, quindi sto dando una mano qui a Sant'Angelo perché è la zona di Rossano che è stata colpita più di tutti. Purtroppo quell'argine non ha retto e ha creato grossissimi danni. Un po' di dispiacere perché i soccorsi non sono stati organizzati un po' bene. Ci sono il traffico che passa continuamente, quindi è anche difficile per noi lavorare e dare una mano. Noi ce la stiamo mettendo tutto. Come diceva Angelo, qui ci sono state circa 20 persone che ci hanno dato una mano da stamattina, tanto che se potete vedere dentro il locale è già quasi tutto pulito. Ma ho finito questo e passiamo anche più sotto. Più di fare questo non possiamo. Io devo dire soltanto una cosa a tutti quanti. In pratica la regione Calabria, la nostra provincia e soprattutto lo Stato, noi qua siamo tutti in ginocchio, sia economicamente, non c'è turismo, adesso siamo proprio alle strette, abbiamo bisogno di tanto aiuto, grazie. 1000 persone che lavorano in questa protezione civile e nessuno prende il bombardamento sul serio. Però quello che è successo è devastante, cioè ci sono molti danni. Però pulisci nei fossi che dovevano pulire prima o dopo, invece di fare antisparti. E poi lasci la gente bloccata, isolata. La lasciano bloccata, isolata. Sta bene? E dopo sono 50 persone che si trattano tutti i coglioni. Senza pulire i shot, si prende solo un mezzino.